Eccoci aqui. Cari studenti, adesso eh, ritorniamo a Kant, alla terza grande opera di Kant, la cosiddetta Critica del giudizio, che inaugura eh, in modo più, più deciso e decisivo rispetto anche alla critica della ragione pratica la stagione romantica. Eh, non che Kant sia esso stesso definibile come un autore romantico, ma sicuramente in quest'opera lancia dei semi che poi saranno fatti fruttare nell'ambito sia della letteratura, della poesia romantica, che anche della filosofia idealistica successiva. In eh, in che, che, che termini? Allora, la chiesa del giudizio eh, si occupa di una facoltà che dice Kant: è intermedia tra la ragione e i sensi. Eh, ma perché Kant ritorna su una facoltà di questo genere? Non si era già occupato, in un certo senso, della critica della ragione pura? Perché Kant si rende conto che c'è qualcosa che non funziona nel suo sistema. E cos'è che non funziona? Da un lato abbiamo la critica della ragione pura, secondo la quale, come abbiamo visto, tutti i fenomeni seguono un ordine meccanico, eh, freddo, razionale, sulla base fondamentalmente della categoria causa-effetto, e eh, descri sono descrivibili dalla scienza, nel modo in cui lo facevano i filosofi e gli scienziati dell'età moderna, Attraverso prima Galileo, poi eh, Leibniz e così via. Quindi l'altura la, 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 la è vista come meccanica, ma alla luce del modo nostro di concepirla, di percepirla. Dall'altra parte esiste però un mistero, chi si nasconde dietro i fenomeni, che si può manifestare, ad esempio, nell'esercizio del nostro libero arbitrio, critica della ragione pratica. Noi non siamo solo fenomeni, siamo anche cose in sé, qualcosa che non è oggetto di percezione, ciò che noi avvertiamo come senso interno, e avvertiamo, per esempio, il dovere morale, che ci fa presumere, presupporre, postulare di essere liberi. Quindi abbiamo una sorta di finestra in ciò che è oltre il fenomeno attraverso il senso morale. Però abbiamo come un mondo spaccato in due. Da una parte il fenomeno meccanico eh, che segue le regole eh, della, studiate dalla scienza e che è quello come de, che descrive la natura nei modi dell'illuminismo, e poi abbiamo la libertà morale, che sembra qualcosa che è completamente avulso dall'ambito della natura, in cui siamo solo noi, in quanto esseri razionali, che avremmo forse la possibilità di scegliere eh, tra il bene e il male, quindi dotati di una libertà che invece la natura, così come appare, non avrebbe. C'è una sorta di hiatus tra il mondo della libertà, il cosiddetto mondo dei fini, degli scopi proprio dell'essere umano in quanto essere morale, e il mondo meccanico in cui domina le, dominano le cause efficienti della natura eh, fuori di noi, oggetto della nostra percezione. Kant però si pone una questione. Abbiamo dei fenomeni in natura, per esempio i fenomeni legati, che noi chiameremmo biologici, legati al vivente, in cui sembrerebbe che anche gli altri animali e le piante stesse seguono determinati scopi, determinati fini. Pensate no, cioè alla, cloro, alla, alla fotosintesi clorofiliana l'albero sicuramente cresce e si sviluppa per una serie di cause meccaniche, perché viene nutrito da determinati nutrienti che reagiscono no, con altre sostanze, determinando la crescita del, del fusto, dei, dei rami, delle forze. Delle foglie, però poi tutto questo avviene come se ci fosse un fine, quello di effettuare tramite appunto le foglie la fotosintesi clorofilliana, cioè attingere la luce del sole per mantenere in vita il vivente. Così anche tutti gli altri viventi eh, si nutrono, eh, si riproducono eh, mediante organi che sembrano fatti apposta per assolvere degli scopi, delle funzioni diremmo noi. e Aristotele spiegava tutto questo molto bene introducendo le cause finali, ma nella visione meccanicistica. Della scienza moderna non possiamo, non dovremmo introdurre mai cause finali. Interpretare tutto in chiave meccanica di cause efficienti. Ma come fare a descrivere un comportamento, ad esempio, di una leonessa che protegge i piccoli eh, da, dai predatori e, e, o la struttura finalistica degli organi del corpo di un essere vivente se non introduciamo un'idea di fine e di scopo? E qui Kant introduce la seguente idea. Noi non possiamo dimostrare che esistono effettivamente scopi in natura, tuttavia possiamo guardare la natura come se essa fosse dotata di scopi. Non si tratta di qualcosa che possiamo dimostrare che sia in questi termini, non possiamo dire di sapere che la natura è dotata di scopi, perché la causalità finale non fa parte delle 12 categorie, cioè non è quel tipo di causalità come quella efficiente che ci consente di interpretare i fenomeni sulla base del rapporto causa-effetto. Tuttavia, noi possiamo guardare ai fenomeni naturali come se avessero dei fini, assolvessero delle funzioni. Non so, gli aghi eh, dei crocospini sono tali per difendere dai predatori. E, insomma, abbiamo infiniti esempi in natura. Pensate all'impollinazione, al gioco tra i fiori e le api, in cui sembra che ciascuna delle due, due creature assolva un compito per l'altro, sia pure in modo inconsapevole, però assolvendo una funzione. Queste funzioni, questi scopi apparenti che la natura sembra avere, non possono essere dimostrati tali, ma si può immaginare che ci siano. È un po' come nel caso della legge morale, non possiamo dimostrare di essere liberi, ma possiamo postulare di esserlo. Ciò che vale per l'uomo in un certo senso si può estendere anche alla natura, cioè non che la natura sia libera. Però la natura sembra dotata di scopi. Il giudizio che, sulla base del quale la natura mi appare dotata di scopi è un giudizio che riguarda la natura non tanto come appare, ma come forse anche è, ma non può essere dimostrato. È un giudizio quindi non oggettivo ma diremmo con parola nostra un giudizio soggettivo, un'impressione che noi abbiamo da parte della natura. Kant usa altri due termini, dice non è un giudizio determinante come quello tipico della scienza, è un giudizio riflettente, cioè io ho l'impressione che le cose siano in questo modo, è una sorta di giudizio aperto. In generale eh, la critica del giudizio mette in luce il fatto che quando noi giudichiamo mh, nei casi concreti, anche in campo scientifico, il giudizio tranne... Per quanto riguarda le leggi fondamentali della natura, che sono giudizi sintetici a priori, quindi giudizi assolutamente veri, perché dati a priori, in tutti gli altri casi i giudizi sono sempre in qualche modo discrezionali, soggetti a, a errori. Pensate, non so, il giudizio empirico sull'accelerazione di gravità pari 9,81 metri al secondo quadrato è un giudizio che potrebbe anche essere cambiato, perché la Terra potrebbe aumentare la sua massa, in alcune regioni potrebbero esserci delle montagne molto alte che vanno a modificare leggermente questo valore, potrebbe, potremmo avere degli strumenti non perfettamente tarati che lo misurano in modo non corretto cioè qualunque giudizio empirico è soggetto a errori, pensate al giudizio di un tribunale, io condanno qualcuno per furto, sicuramente è ben definito il concetto di furto a livello teorico ma questa persona potrebbe essersi appropriata del bene di un altro che l'altro gli aveva concesso come faccio a dimostrare che l'altro in realtà era sicuramente contrario al fatto di concedere questo bene e la difesa di questa persona potrebbe dire non ho rubato, non ha rubato ma semplicemente si è appropriato di un bene perché l'altro implicitamente gli aveva lasciato Insomma le cose non sono così. Bianche e nere, no? nel campo del giudizio empirico. Questo vale in tutti i campi. Pensate alla valutazione che io do a voi: vi metto 4, 5, 7, 8 in base a dei criteri, dei parametri. Non è qualcosa di arbitrario. Non sto tirando un dado o mi lascio condizionare da simpatia e antipatie. però non è anche qualcosa di totalmente oggettivo. Non c'è una misurazione esatta del valore della vostra prestazione in un compito. C'è una dimensione che si può chiamare discrezionale, lasciata all'esperienza e alle competenze del docente, come nel caso del giudice in tribunale. Questa dimensione Soggettiva del giudizio è tipica del nostro giudicare umano. Abbiamo dei parametri universali, a volte a priori, necessari, ma nella valutazione concreta del singolo evento siamo liberi di esercitare un giudizio che ha una certa elasticità. Persone diverse possono giudicare in modo leggermente diverso lo stesso fenomeno. E quindi, questo riguarda la natura in quanto vivente, dotata di scopi. Eh, possiamo rappresentarcela così, pur non essendo certi che sia così. Qual è la facoltà, diciamo, eh, che si accompagna a questo cosiddetto giudizio nella sua versione? di giudizio riflettente, cioè giudizio soggettivo e il sentimento. Che cos'è che ci fa pensare che la natura paia dotata di quel determinato scopo? L'analogia, per esempio, con la nostra, il nostro essere dotato di scopi. Io vedo il, il castoro che costruisce una diga e per analogia col fatto che noi costruiamo dighe per determinati scopi, immaginiamo che anche il castoro lo faccia per altri scopi. Quindi, diciamo, per una sorta di empatia o di analogia, noi guardiamo il castoro eh, rappresentandocelo come se fosse un, un essere umano e così gli attribuiamo sentimenti e intenzioni come se fossimo come se fosse un essere umano. Questo gioco del sentimento, della ragione, del giudizio che rimane soggettivo è, un, è tipico per esempio dell'artista. L'artista quando scrive una poesia, un romanzo eh, eh, o, o anche produce un'opera d'arte figurativa eh, gioca con, questa, eh, con questo sentimento che ha della natura. Però attenzione, non è qualcosa di arbitrario. Quindi dire che il romanticismo si oppone all'illuminismo non è corretto. È qualcosa che nasce da un ragionamento ma che, a cui il ragionamento non basta. C'è qualcosa in più che il genio, la persona intuitiva, coglie e riesce a esprimere, per esempio, attraverso l'opera d'arte. Ecco, vedete come l'idea del sentimento, che gioca un ruolo, che in qualche modo supera la ragione e ci fa cogliere in natura analogie con la nostra esperienza soggettiva, eh, è, è introdotto da Kant. È l'idea di Kant di giudizio soggettivo o riflettente. Questo giudizio, abbiamo visto, si esercita nel campo. Dell'interpretazione della natura come dotata di scopi, quindi è un giudizio teleologico da telos, che in greco significa scopo, e logos, che significa eh, ragione. Quindi un giudizio in base alla quale la natura è interpretata come se fosse dotata di scopi, di fini. Eh, è tipico, del, per esempio, della biologia, della biologia del tempo. Non c'era ancora una teoria come quella di Darwin, che spiegava, eh, diciamo, l'apparente finalismo degli esseri viventi sulla base del meccanismo della selezione naturale. Sì, pensava che in qualche modo Dio o, qualcuno, o la natura stessa avesse dotato le singole creature di organi funzionali da assolvere determinati fini. È impossibile non vedere che il fegato serve a purificare il sangue, l'occhio, a vedere, il naso, a respirare. Cioè noi sembriamo effettivamente dotati, il corpo nostro, non solo la nostra intenzione morale, ma anche la nostra natura fisica, sembra costruita secondo fini. Ma questo non si può dimostrare, è qualcosa che possiamo solo intuire, eh, eh, diciamo, diciamo attraverso una, una, un giudizio che è sempre associato a un sentimento. E quindi il sentimento trascende in parte la ragione. Questo avviene nel campo dell'osservazione della natura, ma c'è un campo molto particolare in cui il sentimento ha un ruolo decisivo, che è quello a cui accennavamo prima, l'arte. L'arte è un modo in cui noi, i poeti, artisti, letterati, ci rappresentiamo il mondo, noi stessi e la natura attraverso il sentimento. Quindi andiamo a cogliere qualcosa che la ragione in sé non riesce a cogliere. E questa produzione artistica può raggiungere la, la, la vetta quando è qualcosa che eh, ci piace perché è bella, oppure raggiunge un'altra forma di eh, grandezza quando l'opera d'arte è qualcosa che noi giudichiamo sublime. Ecco dunque che il giudizio è bello, è sublime, sono giudizi cosiddetti estetici, che come il giudizio teleologico sono giudizi riflettenti. Non si può dimostrare che una cosa è bella matematicamente, non c'è una misurazione della bellezza di una persona o di un dipinto come c'è la misurazione dell'accelerazione di gravità a livello del mare. La bellezza è un giudizio di gusto, si dice de gustibus non disputandum, ciò che appare bello a me può non apparire bello a voi e viceversa. Eppure abbiamo questa facoltà, questa facoltà del giudizio che ci consente di dire che una cosa è bella e in particolare eh, come valutiamo ciò che è bello e Kant ci dà quattro criteri eh, che ci consentono di dire che qualcosa è bella che sono i seguenti la cosa deve essere qualcosa che piace senza interesse mi piace immaginate facciamo finta che quel quadro dietro a me sia un quadro bellissimo eh, eh, questo quadro può essere considerato bello se ci piace va che, che novità è, però dice Kant senza interesse: cioè, bisogna che questo piacere che ho che trago dal quadro, non dipenda da un godimento che io ho a livello sensoriale. Non deve essere qualcosa che mi soddisfa dal punto di vista, eh, diciamo, fisico. Per esempio, uh, qualcosa di molto buono e gustoso da mangiare è qualcosa che non dirò mai bella, perché è qualcosa di buono, no? di, di, di piacevole, ma non è bello. Tutti i piaceri che io mi posso dare, diciamo, mediante il mio corpo, non sono piaceri che hanno a che fare con qualcosa di bello. È bello ciò che piace, ma in un certo senso, in forma disinteressata, cioè riconosco che qualcosa è bello, anche se non desidero appropriarmene. Quest'idea che il bello deve essere goduto come senza interesse, senza coinvolgimento, con un certo distacco è molto interessante, originale e introduce la moderna estetica eh, contemporanea del nostro tempo, perché perché eh, si introduce l'idea che come l'azione morale debba essere disinteressata per essere effettivamente morale, altrimenti è utilitaristica, così la fruizione estetica non deve avere una di coinvolgimento se io per esempio guardo quel quadro penso che valga molto denaro e me lo voglio acquistare perché voglio fare un investimento la sua bellezza diventa strumentale a un calcolo dell'utile e non ha più quindi non ne fruisco più esteticamente ma ne, ne, ne lo voglio usare dal punto di vista economico per cui se la fruizione deve essere puramente estetica non deve esserci nessun interesse di carattere economico o di altra natura per cui il piacere deve essere disinteressato prima caratteristica seconda caratteristica ciò che è bello Deve essere qualcosa che ha una finalità senza scopo, che sembra un paradosso. Cosa vuol dire che? non deve avere uno scopo, di nuovo non deve essere utile ad alcunché anche nel linguaggio corrente io posso dire ho acquistato questo soprammobile non perché mi serva, ma per bellezza, l'ho preso per bellezza, non perché ne abbia nessun vantaggio o utilità, quindi il disinteresse è intrinseco al bello, si fa qualche cosa perché è bella, significa che è bello farla senza guardare al vantaggio che ne posso trarre, è anche una bella azione è tale perché mi piace farla, non perché ne abbia dell'utile, quindi la mancanza di scopo intrinseco al bello come si ricavava anche dal fatto che piace senza interesse però dice Kant c'è una finalità se la finalità non è esterna all'oggetto è interna all'oggetto guardate quel quadro se fosse un bel quadro sarebbe un quadro le cui componenti le cui parti sono tutte convergenti all'unità dell'insieme cioè tutto ciò che fa parte di una cosa bella congiura per la bellezza dell'intero perciò tutto, tutto ciò che quel quadro è tutto ciò di cui quel quadro è costituito ha per fine il quadro stesso. Quindi una cosa bella è una cosa alle cui parti hanno per finalità l'intero di cui sono parti. Questo si capisce ancora meglio se consideriamo un'altra caratteristica del bello, cioè la necessità apparente. In un quadro veramente bello eh, bisogna, essere, eh, bisogna intuire quanto segue. Se io togliessi a quel quadro una piccola parte, un frammento, un segmento, Perderebbe la bellezza che ha facciamo un altro esempio, immaginate un film, un bellissimo film come è costruito, un esempio che non può essere di Kant deve essere fatto in modo tale che tutte le scene tutti i fotogrammi sono necessari, se una scena d'amore viene prolungata troppo eh, il film comincia a sfilacciarsi, a perdere intensità, di, eh, fa sì che lo spettatore si distraga, una scena di guerra troppo rapida che non dà fiato, non dà eh, come dire valore a tutte le situazioni in gioco può deludere, ci si aspetterebbe una scena un po' più lunga, un bel film costruito da un bravo regista, un film tale che eh, non potrei togliere nessun frammento, nessuna scena senza rovinarlo, per cui tutto ciò che il film, eh, da cui, di tutte le scene di cui il film è costruito sono necessarie, così un quadro è perfetto, è bello, quando tutte le sue parti sono necessarie. E, e Allora uno potrebbe dire beh, ma allora è un concetto abbastanza scientifico posso valutare, calcolare, misurare la necessità delle parti di una cosa bella. No, perché quel quadro se mi piace, mi appare necessario non vorrei mai che fosse diverso da com'è non vorrei che quel cielo invece che blu uno fosse rosso, non vorrei che quel castello rappresentato avesse una torre in più una torre in meno, perché mi pare perfetto così com'è, ma non posso dimostrare perché, cioè non riesco a dimostrare perché quella cosa lì mi appare necessaria mi sembra perfetta e necessaria, non ne cambierei una virgola, ma non posso dimostrare perché lo sia, ecco perché è qualcosa che colgo col sentimento mi appare razionalmente anche necessario, è un giudizio che io do qui è qualcosa di puramente emotivo, ma non posso dimostrare perché e infine eh, deve avere un carattere di universalità che è un po' paradossale perché universalità soggettiva facciamo un esempio che non è naturalmente piccante supponiamo che qualcuno di voi piaccia moltissimo i Pink Floyd se a voi piacciono i Pink Floyd mi invitate a casa non, non, posso, non posso venire perché c'è eh, l'emergenza sanitaria ma diciamo, immaginiamo io potrei venire a casa di qualcuno e voi mi dite senta, senta professore, senta questa musica bellissima è impossibile che non le piaccia cioè chi ama i Pink Floyd e li trova bellissimi li, li ascolta e li fa ascoltare con l'idea che non posso non piacere, insomma, vi sembra necessariamente bella quella musica e vi pare che tutti universalmente debbano condividere il vostro giudizio. In realtà non è così. Io potrei preferire U2 o U2 ai Pink Floyd, musicalmente parlando, e anch'io vorrei che voi condivideste la mia idea. Cioè, quando qualcuno trova che qualcosa è bella, ha la pretesa che tutti quanti condividano quella cosa lì. Mentre se a me piace la salsiccia con i funghi, potrei dire me, ne, me, ne go, me la godo, ne trago un piacere non disinteressato, ma assolutamente... Coinvolto e interessato, ma non mi interessa che gli altri condividano i miei gusti, non mi interessa nulla, mi, mi importa che il cameriere mi serva la salsiccia con il sugo o con i funghi, non mi interessa che ci sia una condivisione, per cui è un piacere coinvolto in cui sono coinvolto soggettivamente. Invece il bello è un piacere disinteressato che si suppone che tutti quanti debbano condividere. Ciò non accade necessariamente, ma è in qualche modo postulato. Ecco quindi le caratteristiche del bello: eh, piacere senza interesse, finalità senza scopo, necessità apparente e un Universalità pretesa eh, che qualificano il bello in una chiave moderna cioè in una chiave soggettiva perché poi di fatto non c'è modo di mostrare che una cosa sia bella notate che il bello è qualcosa che appare a noi tale sempre un fenomeno non, ha, non è la cosa in sé che mi appare bella che non posso percepire e quindi tutto qualcosa di estremamente soggettivo però anche ciò che la scienza studia alla fine è qualcosa di soggettivo abbiamo visto riguardo al nostro modo di percepire la realtà quindi il giudizio riflettente ed estetico e il giudizio determinante della scienza sono due modi soggettivi diversi di in qualche modo comprendere il mondo. In un caso ho vera e propria conoscenza, in un altro caso ho più che altro un tipo di fruizione estetica e di comprensione della natura, nel caso del giudizio teleologico, che non genera conoscenza. Kant non dice quindi che il giudizio estetico, nutrito di sentimento, è un giudizio che mi fa conoscere. I romantici Supereranno Kant in questo senso e il sentimento superiore alla ragione. Però inaugura questa linea, cioè l'idea che si possa eh, fruire della natura non solo con la, con la ragione, ma anche con il sentimento. E ultimo spunto che vi lascio: Kant è il primo a introdurre in maniera sistematica il concetto di sublime. Se un'opera d'arte o anche un tramonto eh, mi appare qualcosa di sconvolgente, non bello perché a, 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 evoca l'infinito, quindi qualcosa che sfugge a ogni comprensione non è qualcosa di limitato, di cui. Posso godere con i caratteri che abbiamo visto del bello, ma è qualcosa che mi sconvolge, mi fa sentire niente rispetto a ciò. Bene, questo qualcosa che mi sconvolge, mi turba perché esprime l'infinito è qualcosa di sublime. Quando l'infinito mi viene rappresentato, ad esempio, da un mare in tempesta o da un vulcano eh, in eruzione, si ha il sublime dinamico perché l'infinito mi si manifesta attraverso il movimento. Eh, quando invece mi si manifesta come il cielo stellato sopra di me, come dice Kant, qualcosa di statico è sempre una rappresentazione dell'infinito, ma è un sublime di tipo eh, non più dinamico, ma dice Kant matematico perché è, è qualcosa che io posso in qualche modo dominare con la ragione. In entrambi i casi però è qualcosa che sfugge alla capacità razionale e viene colto dal sentimento. Quando l'infinito mi si manifesta artisticamente o anche attraverso la natura, si ha il sentimento del sublime. In questo senso l'individuo, il soggetto è schiacciato dal sublime, però considera Kant, come nel famoso quadro di Caspar David Friedrich che molti di voi hanno citato, l'uomo di fronte all'infinito anche rappresentato artisticamente, da un lato ne è schiacciato, dall'altro lato ne è esaltato, perché? Perché l'uomo si rende conto che quella cosa lì che si manifesta in quel modo eh, sublime non sarebbe colta se non da un soggetto cosciente, quale l'uomo stesso è. Cioè, in essenza dell'essere umano, anche il sublime e l'infinito non avrebbero. Consistenza, Siamo noi a cogliere l'infinito, quindi l'infinito da un lato ci schiaccia, ma allo stesso tempo ci esalta perché ci fa capire che siamo l'unica creatura eh, vivente che coglie ciò che nessun altro animale o, altro, o essere è in grado di cogliere, cioè il senso dell'infinito, di cui si può avere anche nostalgia, la sense romantica. Quindi Kant individua due. Eh, giudizi estetici, uno riguardante il bello, l'altro riguardante l'infinito sono giudizi estetici non determinanti, non generano conoscenza, ma sono associati al sentimento e aprono una finestra sulla dimensione della natura e dell'arte che era ignota ai, agli illuministi a cui lo stesso Kant apparteneva. Ecco dunque come Kant eh, possa essere considerato il primo grande filosofo romantico o almeno pre-romantico, cioè. Consente trasmette, diciamo, ai filosofi successivi delle nozioni, dei concetti che lui ha sviluppato che poi saranno ulteriormente eh, sviluppati e eh, che danno il fondamento teorico e filosofico di ciò che voi studiate come caratteristico del romanticismo e di cui mi avete riferito. Eh, queste le cose che avete studiato in altre discipline contraddistinguono il romanticismo dal punto di vista empirico, ma le ragioni filosofiche per cui noi abbiamo eh, la, un approccio di questo genere al mondo sono eh, espresse. Grandi filosofi della filosofia classica tedesca, a cominciare dall'ultimo Kant. E con questo direi abbiamo concluso anche la trattazione in generale del filosofo Kant.